Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi makeup tutorial su un trucco di Belén Rodríguez, la nostra cara showgirl che oramai è famosissima in Italia e indossa spesso dei bei trucchi, spesso fatti anche da lei, proprio da lei stessa. In questo caso non era fatto da lei perché era uno dei look che ha indossato anche ad Italia's Got Talent, quindi con le truccatrici. E è un trucco che indossa molto spesso, è sui toni del rosa e del marrone, è molto semplice da riprodurre, che sta bene praticamente a tutti. Se non vi piace il tono del rosa, che è molto molto chiaro, potete scegliere un tono magari un pochino col sottotono un po' più caldo. Comunque queste sono scelte vostre. Io spero tanto che il trucco vi piaccia e noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Vi mando un bacione. Mua. Ciao ciao! Allora, iniziamo il trucco con una base. Stavolta utilizzo l'Urban Decay Shadow Primer Potion. E lo devo anche ricomprare perché mi sta finendo e lo ricomprerò. Sopra e sotto. Come ombretti, stavolta utilizziamo soltanto questi, che sono quelli della palette di Marc Jacobs. Eccolo, la bellissima palette di Marc Jacobs, mi piace tantissimo. Questa qui è la 206 di Lolita. E praticamente andremo a utilizzare come primo colore un misto tra questo e questo qua, che questo qui è super shimmer, questo invece è lievemente satinato. Allora facciamo un misto perché uno diventa molto molto rosato e l'altro è praticamente solo glitter, quindi realizziamo un misto. Il pennellino è della linea viola di Neve Cosmetics, è semplicemente un pennellino a C. Andiamo a prendere e la stendiamo sulla palpebra mobile. Adesso ombretto marrone scurissimo, super matte, quindi opacissimo, e il pennello della Sedona Lace, il numero 904, a penna, andiamo a creare la piega dell'occhio. Punto luce con questo beige qua super opaco, sempre dalla stessa palette, e il pennellino Emerald Shader di Neve Cosmetics. Vado a creare il punto chiaro proprio al di sotto del sopracciglio, una cosa molto precisa e abbastanza netta. Adesso con il pennellino numero 12 dell'Egizia vado a sfumare bene il laterale e sempre con i due colori che ho usato sulla palpebra mobile, quindi il rosa e questo qui che è un pochino più giallino, diciamo, vado a fare il punto luce al di sotto di tutto l'occhio, quindi che parte proprio dal condotto lacrimale fino alla fine. Linea di eyeliner, io utilizzo lo stilo Vamp della Pupa, comunque potete utilizzare l'eyeliner che preferite, e fate conto che solitamente Belén ha quasi sempre l'eyeliner, tranne quando fa dei trucchi molto molto leggeri, magari per il giorno, normalissimi. Quindi è una linea che va lungo tutto l'occhio e la fine è molto molto sottile perché non deve essere un look troppo troppo incentrato sull'eyeliner. Ciglia finte, allora utilizzo queste qua della MAC, che sono quelle diciamo a ciuffetti, che non mi ricordo il numero ora, quindi non ve lo so dire, comunque ce n'è un tipo solo di questa tipologia qua, e l'applico con la colla duo e basta, applichiamo un pochino di ciglia finte. Ridefinisco le sopracciglia con la Deep Brow Pomade dell'Anastasia Beverly Hills nella colorazione blonde e il pennellino della Sedona Lace, il 561. Matitone Kajal nero dell'Eufydra all'interno dell'occhio. Mascara nero Clamp Defy Extension False Lash Effect della Max Factor, sia sopra che sotto, pettinando bene bene le ciglia. Come blush utilizzo il Twist XL della Collistar nella colorazione 02 Orchidea. Le labbra sono molto naturali, quindi utilizzo una True Lips della Pupa nella colorazione 03 e ridefinisco un pochino la forma anche facendola lievemente più somigliante a quella di Belén, non uguali perché non ho proprio la sua forma, però lievemente più somigliante. Al di sopra vado con un vernis à lèvres numero 29 dell'Yves Saint Laurent. E voilà ragazze, il look è terminato, io spero tantissimo che vi piaccia e noi ci vediamo presto nel prossimo video. Vi mando un bacione. Ciao ciao!
cosa stavi facendo? Stavi andando via dal video. Ciao! Cioè, lo so che sembra finito, in realtà vorrei rubarti proprio 30 secondi del tuo tempo, giusto 30 secondi. Ciao! Voglio chiederti, sei iscritto al mio canale? Se non sei iscritto, ti iscrivi qui, se vuoi, o qua. Uno dei tuoi posti. Oh, poi, se ti piacciono i miei make-up tutorial, qua su trovi l'ultimo make-up e qua trovi i miei vlog. Nell'info box trovi tutti i link a tutti i miei social. Quindi se ti va di seguirmi anche fuori da YouTube, sei il benvenuto. E mi raccomando, se ti va, mi puoi lasciare un commentino qua sotto. E se mi vuoi richiedere un make-up tutorial, un video in particolare, sono solo felice di saperlo. Un sacco di cose da fare. Fai qualcosa. Ciao!